dal vostro grande, grandissimo capitano Napoli. È appena terminata la partita di Champions League tra Juventus e Manchester United ed è terminata con una rocambolesca sconfitta della Juventus in casa con il Manchester United. Juventus 1, Manchester United 2, ripeto, Juventus 1, Manchester United 2. Stato rimesso tutto in discussione il risultato. Nel primo tempo la Juve sinceramente domina la partita, prende un clamoroso palo con che dire più altro delle buone occasioni. Nel secondo tempo sinceramente sportivamente arriva per quel momento il vantaggio meritato della Juventus con un bellissimo tiro al volo di Cristiano Ronaldo che porta il vantaggio alla Juventus. Voglio ricordare che prima del vantaggio di Cristiano Ronaldo c'era stato un bellissimo pallonetto di Dybala che comunque aveva preso una clamorosa traversa con il montante, con il portiere, De Gea spagnolo, portiere del Manchester United da fermo, e appunto arriva il vantaggio della Juventus contro Cristiano Ronaldo. Bellissimo tiro al volo, primo gol in Champions League con la maglia della Juve per Cristiano Ronaldo. Quanto tutto sembra, tutto in discesa per la Juventus, a 5 minuti dalla fine, Pogba, da quasi dal limite dell'area, si procura un importantissimo punizione quasi dal limite, il fallo che lo fa il suo compagno di nazionale francese Matuidi, bellissima posizione a giro di Mata, bellissimo tiro a giro e pareggio, un bellissimo gol su punizione e pareggio del Manchester United. Il Manchester United non si accontenta del pareggio perché avrebbe avuto un solo punto in più del Valencia, poi non vorrei sbagliare, mi sembra che il Manchester United deve ancora andare a Valencia. Punizione per il Manchester United, punizione tutti dentro l'area, arriva il cross, disgraziatamente il giocatore della Juventus, negativissimo in questa partita, con la faccia spiazza il suo stesso portiere e arriva sinceramente il clamoroso vantaggio del Manchester United proprio al 90° su punizione appena detto, dove c'è Alexandro che deve clamorosamente la sua palla nella stessa rete. La Juve tenta il forcing nei restanti minuti finali ma non succede più nulla. Clamoroso per come si era sviluppata la partita per l'occasione gol, il Manchester United sbanca lo Juventus Stadium, rimette un pelino in discussione il girone almeno per il primo posto. In questo momento comunque la Juventus rimane salda a 9 punti, a 7 punti sale Manchester United e ovviamente a 5 punti ovviamente c'è appunto il Valencia. La Juventus secondo me sinceramente insomma è stata una partita che aveva bene o male dominato, insomma aveva preso un palo con Khedira nel primo tempo, una traversa nel secondo tempo con Dybala, però contro queste squadre molto forti in Champions League come bene o male con me il Manchester United, anche se in campionato non è tra le primissime e circa centro classifica, mai dire mai in Champions League contro queste squadre blasonate finché la partita non è finita, forse l'unica pecca della Juve e che non ha fatto più di un gol appunto e non ha praticamente chiuso la partita. Nel pomeriggio la Roma, buona prestazione della Roma che vince fuori casa 2-1 fuori casa con CSKA Mosca. Stasera Real Madrid mi sembra abbia vinto 5-0 fuori casa con Vittoria Pisa e quindi c'è a pari punti Real Madrid e la Roma, ma primo del girone dovrebbe finire la Roma perché si guarda cosa hanno fatto tra di loro negli scontri diretti. Vi auguro a tutti una buona notte, chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi al mio canale, una buona serata a tutti dal vostro grande grandissimo capitano Napoli, una buona notte a tutti, sempre Forza Napoli, ciao io.